passaggio facoltativo ma necessario se vuoi ottenere il cuore di Nutella. E con uno stampo, quello che si utilizza solitamente per i cioccolattini, per intenderci, andiamo a versarcela dentro. Se non hai questo tipo di stampo, non ti preoccupare, puoi utilizzare tranquillamente la carta da forno, dove adagerai le palline, crema alle nocciole. Puoi anche decidere di riempire i tuoi biscotti morbidi al pistacchio con delle gocce di cioccolato. Quindi all'interno dell'impasto che andremo a preparare tra poco, puoi mettere quelle. Sicuramente alcuni rimarranno vuoti, però ti faccio vedere sia l'effetto con la crema alle nocciole all'interno che senza. Così poi tu scegli l'opzione che preferisci. Ok, ripaniamo il nostro stampo nel freezer per mezz'ora/un'ora. Ed intanto prepariamo i biscotti. Oggi andiamo a lavorare la pasta frolla con la planetaria. Quindi ci versiamo il burro tagliato a tocchetti e con lo zucchero. Frulliamo fino ad ottenere una crema. A questo punto aggiungiamo anche l'uovo e continuiamo a mescolare. Da questo punto in poi che ho ottenuto una sorta di cremina, inizio a lavorare il tutto con le mani. Aggiungo la granella di pistacchi, comincio a mescolare. Vado poi con la farina, la fecola e la scorza d'arancia. Infine un cucchiaino e mezzo di lievito per dolci. Ed il pizzico di sale che nei biscotti ci sta sempre bene. E adesso lavoriamo con le mani fino ad ottenere un panetto liscio ed omogeneo. Non ci vorrà molto perché è già bello compatto. Visto? Si fa proprio in un attimo. Adesso hai due alternative: o riporre in freezer per 10 minuti oppure per mezz'ora in frigorifero. Io farò la seconda opzione, così nel mentre si rassodano anche le palline di crema alle nocciole. Ovviamente avvolgilo nella pellicola trasparente o nella carta forno. Prendiamo sia il panetto che le palline, prendiamo un po' di impasto, lo appiattiamo leggermente, prendiamo la nostra pallina di Nutella e chiudiamo su se stesso. Ora qui ci vuole altro impasto. Lo sigilliamo tutto per bene e il primo biscotto è pronto. E poi una volta cotti vedrai che sorpresa andremo ad ottenere, e trovo che siano un'ottima idea al regalo insieme magari ad altri biscotti natalizi. Poi puoi decidere di ricoprirli con una glassa al cioccolato e poi nuovamente granella di pistacchi. Un altro consiglio è quello di lavorare velocemente l'impasto, perché non si deve surriscaldare troppo, che altrimenti ti si scioglie tra le mani. Se incominci a notare che fai fatica a lavorare l'impasto, puoi di nuovo rimetterlo in frigorifero per qualche minuto. A me ne sono venuti 10, ma questo dipenderà da te e da quanto li farai grandi. Adesso le andiamo a cuocere nel forno preriscaldato a 180 gradi per 15 minuti. Se vuoi, prima di infornarli, puoi anche cospargerli di zucchero a velo. In questo modo si formeranno delle piccole crepe sulla superficie. Ed eccoli pronti, io voglio aprire con te questo maxi biscottone. Non è un biscotto, un biscottone. Allora, vediamo com'è. Wow! Guarda che bello il contrasto tra crema alle nocciole, pistacchio, e poi sono morbidissimi. Mamma mia, che buoni! Che golosità unica! Ragazzi, mi tocca assaggiare. Non c'è niente da fare. Qua si sta rompendo, quindi... la fine del mondo. Buonissimi, friabilissimi, fantastici. Provali e non te ne pentirai.